Amici del quotidiano di Sicilia, ci troviamo all'interno dell'hotel Villa del Bosco BDB Next di Catania ed accanto a me la proprietaria della struttura, la dottoressa Grazia Romano. Buon pomeriggio, grazie. Buon pomeriggio a te. Innanzitutto grazie per averci accolto nella tua struttura. Sono stati 2 anni difficili per il settore del turismo, per il settore alberghiero. Ecco, come avete vissuto questi anni? Allora, gli ultimi 2 anni sono, senza esagerare, 2 anni da dimenticare, 2 pagine da dimenticare. Non possiamo riscriverle, possiamo tentare insomma di non farci tediare da questo periodaccio, nel senso che i nostri ultimi 2 anni sono stati davvero all'insegna del crollo del turismo. Il nostro settore è stato non ha risentito della pandemia, ma lo ha subito. Il fenomeno lo ha subito in piena, pertanto sono stati 2 anni difficili, le strutture che sono rimaste aperte come la nostra lo hanno fatto attraverso tantissimi sacrifici, con una gestione diretta, nel senso nel nostro caso specifico noi avevamo 25 persone a casa e abbiamo continuato a gestire l'azienda praticamente in famiglia, proprio per continuare a dare un servizio ai clienti abituali, a chi aveva bisogno di viaggiare per questioni di salute. Sono stati 2 anni complicatissimi, con l'assenza totale di turismo, sia business che leisure ovviamente. Esatto, 2 anni quindi di assenza di clientela in tutto e per tutto, ma invece da parte delle istituzioni è arrivato qualche aiuto, si è parlato del decreto ristori, ecco, è arrivato un aiuto concreto da parte dello Stato? Allora, certamente come tutte le imprese italiane abbiamo beneficiato del decreto ristori, che però è un decreto, lo definirei generico, nel senso che sicuramente non è stato cucito addosso agli albergatori. E come appunto dicevamo un attimo fa, essendo noi stati comunque degli imprenditori colpiti particolarmente in maniera continuativa e anche impattante dal fenomeno pandemico, ovviamente ci aspettavamo o avremmo diciamo preferito che si studiasse diciamo una misura cucita addosso a noi. Così non è stato, ci siamo dovuti diciamo accontentare appunto dei decreti generici in quanto imprese colpite dal fenomeno del Covid. Successivamente invece lo scorso anno è stato introdotto il cosiddetto bonus vacanza. Ecco, col senno di poi volevo chiederti se si è verificato un top o un flop. Allora, noi come struttura abbiamo deciso, appunto dopo un anno di totale fermo, la scorsa estate, di aderire, diciamo di rientrare tra le strutture che accettassero il bonus vacanza. Sicuramente lì per lì diciamo la valutazione del settore non è stata del tutto positiva, semplicemente perché è stata una misura che in qualche maniera in un momento di estrema crisi di liquidità delle nostre imprese non rappresentava un introito in termini di liquidità, ma semplicemente appunto un buono che poi in qualche maniera potevamo riscattare durante il pagamento delle tasse. Ti devo dire però che avendo deciso di accettarlo è stato un fenomeno del tutto che ci ha pagato, diciamo, perché è stato un fenomeno del tutto nuovo, innovativo, nuovo, ma anche molto gradito dal turismo domestico, appunto dagli italiani. Pertanto ha risposto molto bene, il mercato ha risposto molto bene e noi diciamo che l'estate 2020 abbiamo pressoché lavorato solo ed esclusivamente con i bonus vacanze e chiaramente col turismo italiano. Arrivando invece ai giorni nostri, è vero che si incomincia a vedere un po' quella luce in fondo al tunnel. Dal 1° di maggio cadranno anche le ultime restrizioni nel nostro paese. È anche vero però che ci sono adesso degli aumenti, penso a quello dell'energia elettrica su tutte, che fanno aumentare anche i costi di un'azienda. In tal senso volevo chiederti, per quanto riguarda invece le persone che verranno a soggiornare in questa struttura, c'è una variazione nel prezzo o comunque resterà tale? Allora, le nostre attività sono delle grandi case, pertanto anche lì il fenomeno degli aumenti dell'energia elettrica e delle utenze in generale
lo stiamo subendo in maniera veramente importante. Ovviamente il turismo è fatto anche di programmazione, pertanto i contratti con i tour operator si firmano un anno prima, per cui l'anno scorso non avevamo idea che avremmo dovuto vivere questa fase anche durante questa primavera, anche con l'avvento appunto della guerra Russia-Ucraina. Per cui quelli ovviamente erano contratti già congelati, già firmati un anno fa e non abbiamo avuto nessuna possibilità di rivederli ovviamente. Per quanto riguarda la clientela individuale, certamente un minimo stiamo rivedendo, facendo un po' di revenue le tariffe, però è chiaro che dobbiamo rimanere competitivi su un mercato che oggi, a maggior ragione del turismo, è assolutamente globale. A proposito di clientela, volevo chiederti statisticamente se notate più una clientela domestica, quindi italiana, che viaggia da una città all'altra, o anche internazionale? Allora, pre-pandemia Catania era una meta che viveva per circa l'80% di turismo straniero in estate, in primavera-estate. Ovviamente negli ultimi 2 anni la traccia di turismo che c'è stata è semplicemente stata un turismo domestico, quindi di italiani. Quest'anno, già dai primi mesi dell'anno, abbiamo cominciato a registrare una serie di prenotazioni, seppur timide, anche del turismo straniero, e certamente ci aspettiamo, incrociando le dita, che possa essere una stagione primavera-estate appunto fatta anche e soprattutto di nuovo del turismo d'Oltralpe. Un'ultima domanda, volevo chiederti, come appunto titolare, come proprietaria di questa struttura, se c'è un messaggio che ti senti di poter dire alle istituzioni. Allora, sì, il ragionamento è certamente quello di mettere le strutture, le aziende in condizioni di navigarsi fuori da questo bruttissimo periodo che è diventato comunque molto lungo e prolungato. Pertanto ci auguriamo davvero che ci sia attenzione nei confronti delle aziende per quanto riguarda le utenze, perché davvero diventa proibitiva una gestione sana in questa maniera, e magari se sarà prevista un ristoro o comunque appunto una misura fatta ad hoc per il nostro settore, essendo stato davvero il più colpito, in maniera costante, colpito pesantemente dalla pandemia, questo chiaramente sarebbe assolutamente gradito, ecco. E con questo appello finale io ringrazio Grazia Romano per averci ospitato nella sua struttura e ti auguro una ripresa delle attività come ai tempi della pre-pandemia. Grazie mille dell'augurio e grazie a voi per avermi ascoltata.